Portogallo finisce qui, finisce per il risultato di 1-0 per il Marocco. Prima di commentare, vi invito a iscrivervi, lasciare like, condividere e commentare. Adesso partiamo col commento. Partita non divertente, perché non è stata divertente. A livello di calcio giocato, le emozioni in campo erano tante e onestamente non Portogallo delusione del mondiale, penso di averla azzeccata, perché comunque è una squadra che non ha mai giocato bene tranne la partita con la Svizzera, è una squadra che è arrivata ai quarti, ok, ma delusione del mondiale penso di averci preso. E vi dico la mia. Oggi Fernando Santos, anche da quando è entrato, cioè nel senso non da quando è entrato, scusate, volevo dire, oggi mi sono accorto che Fernando Santos ha sbagliato la formazione iniziale, Cancelo non andava lasciato in panchina, secondo me anche Cristiano Ronaldo, e prima della partita inizialmente pensavo che lasciare Ronaldo in panchina fosse la scelta giusta, più appropriata, ma alla fine no. Anche se pure Ronaldo, nel senso, ha fatto quel, cioè, si poteva fare veramente poco. E onestamente Portogallo mi ha deluso. Mi ha deluso perché un altro mondiale, boh, secondo me non è stato un grande mondiale. Da parte del Portogallo, grandissimo mondiale del Marocco, sincero. Per tutti quei maestri del bel gioco, quello, quell'altro, i fautori dei giochi spumeggianti, Spagna e Portogallo a casa, Brasile, Spagna e Brasile a casa, ci ritroviamo la Croazia. Che secondo tutti sculata, catenacciara, sta in semifinale, il Marocco che sta in semifinale che è in catenacciaro. Quindi io direi che questi qua, questi profeti, questi immensi teorici, queste cose del calcio. Il calcio, ragazzi, la cosa più difficile nel calcio è giocare il calcio in modo semplice. Complicare là, calci leggendari, spumeggianti, robe là. La Spagna, il tiki-taka, ragazzi, tiki-taka funziona se hai una squadra che va da sola, se hai Xavi, Iniesta, David Villa, Ramos, Piqué, Busquets, questa gente qua. Ma se tu hai, con tutto rispetto, Gavi, Pedri, Busquets 36enne, Eric Garcia, Asensio, Morata, sono buoni giocatori, ma non stiamo parlando di fuoriclasse e di campioni. Quindi capite quello che vi dico. Io sono contento per il Marocco, onestamente non mi sta antipatico, mi sta un po' più antipatico perché io, ragazzi, oggi tifavo con tutto il cuore Portogallo e finisce la storia non felice di Ronaldo ai mondiali perché secondo me è stato l'unico torneo importante in cui non ha mai reso bene. Non ha mai fatto un mondiale veramente degno del suo nome. Qualcuno dirà 2018, io vi dico, è uscito agli ottavi, poi per carità, 4 gol li ha fatti, aveva anche sbagliato il rigore, quindi no, secondo me nemmeno 2018. Mi dispiace tantissimo per Ronaldo, non vincerà mai un mondiale. Vediamo se Messi ce la farò, non tiferò Argentina, io ragazzi adesso tifo Croazia. Croazia non per andare contro Messi. Ma perché sì, io vado contro l'Argentina, perché se l'Argentina vince va 3-1 meno dall'Italia, non è una cosa bella. E anche tifo contro la Francia, quindi sì, io tifo contro l'Argentina, lo dico senza problemi, non per Messi, ma perché per l'appunto per una questione di rivalità con la mia nazionale d'Italia, no? Perché se andassero 3, si avvicinerebbero di 1 al nostro bottino. Insomma, per fortuna Brasile e Germania sono uscite. Comunque vi stavo dicendo che Cristiano Ronaldo concluderà la carriera senza trofei nel suo leggendario palmarès. Dispiace, dispiace tantissimo, ma ragazzi è stato anche sfortunato. Nel senso che è portoghese, cioè Portogallo. Se non c'era lui, ragazzi, il Portogallo, adesso è Portogallo senza Ronaldo. Boh, non lo so, non è una squadra che mi convince il Portogallo. Onestamente ero conscio che non potesse vincere il mondiale. Mi sono anche fatto un po' illudere io dalla vittoria con la Svizzera, per carità. La Svizzera però, ragazzi, è tutto o niente. Cioè, la Svizzera è una squadra che
può dare fastidio a tutti e può far schifo contro tutti, cioè nel senso, abbiamo visto 6-1 preso contro la Svizzera, contro il Portogallo, 4-0 anche in Nations League, insomma sono di quest'idea. Portogallo ragazzi che perde un'opportunità, ma un Portogallo che non merita arrivare in semifinale perché il campo ha parlato. E sono contento che siano passate Croazia e Marocco perché per tutti i fantascientifici, quelli là del calcio spumeggiante, tiki-taka, palleggi a un tocco, ragazzi il calcio si gioca in modo semplice, il calcio è uno sport certo. Dopo ci passiamo a questo argomento. Il calcio è uno sport dove devi buttare la palla in rete più dell'altro. Parla il campo, non parla il meritare di vincere. Non parla il tiki-taka, calcio spumeggiante, la roba là se poi perdi. Come vi ripeto, non parla il meritare di vincere. Io odio queste cose qua, onestamente. Meritare di vincere quello che ha perso. Per me è una stupidaggine colossale. Lo dico chiaro e tondo. Quindi sono contento che queste due squadre catenacciari, come le volete chiamare, ma con le proprie strategie, sono arrivate alle semifinali dei mondiali e spero nella finale Croazia-Marocco. Passiamo alla nota finale, la nota secondo me più dolente, il portiere del Portogallo. Io non capisco perché non possa giocare Rui Patrício, cioè un portiere che a me ispira molto più sicurezza. Cioè questo qua fa due papere in quattro partite. Rendiamoci conto, quella col Ghana, che per fortuna che quello del Ghana c'è Piedi Quadrati, perché là poteva tranquillamente segnare, che ha fatto un disastro. E oggi peggio perché è costata alla fine la sconfitta, non era una partita di un girone, non era la prima partita del girone, ma era un quarto di finale. Cioè oggi ragazzi, io penso che un'uscita del genere, cioè alle scuole calcio ti dicono, al portiere gli dicono, esci prima davanti al giocatore, perché se tu esci dietro al giocatore, il giocatore colpisce, tu esci dopo, capite quello che voglio dire? Cioè se tu esci dietro al giocatore non va bene, tu devi uscire davanti adesso, anticiparlo e prendere la palla. Cioè, Diego Costa oggi è da 3 in pagella, perché è un'uscita, secondo me, veramente da paperissima sprint. Vabbè. Insomma, lasciate like. Raga, è andata così. Condividete il video più non posso. Vediamo se oggi vi faccio il post partita serale. Non li sto facendo ultimamente. Ma grazie a tutti per aver visto il video. Iscrivetevi al canale. Da me è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.